Buongiorno, sono Stefano Granata, benvenuti a questo secondo appuntamento. Oggi vi parleremo dello sbiancamento dentale. Che cos'è, come si fa e quali vantaggi si possono ottenere. Bene, per spiegarvi in modo piuttosto semplice che cos'è lo sbiancamento professionale, adesso condividerò con voi una piccola presentazione. Innanzitutto dobbiamo distinguere lo sbiancamento professionale dallo sbiancamento domiciliare. Lo sbiancamento professionale viene seguito da personale specializzato in studio. Di solito l'appuntamento dura 40 minuti ed è uno sbiancamento che viene fatto sulla poltrona con dei gel particolarmente efficaci. Come vedete, la prima cosa che facciamo è quella di proteggere i tessuti periorali. Dobbiamo proteggere le labbra, le guance e dobbiamo proteggere anche le gengive perché utilizziamo dei gel estremamente potenti a base di perossido di carbamide e di acqua ossigenata di solito. Questi gel hanno un notevole potere sbiancante, però possono essere urticanti per i tessuti periorali, motivo per cui vanno eseguiti in studio. Una volta applicate le protezioni, applichiamo il gel e nel giro di una mezz'oretta riusciamo a ottenere lo sbiancamento che ci eravamo prefissi. Se dopo lo sbiancamento ci accorgiamo che il risultato non è quello che ci eravamo prefissi, possiamo ripetere in una nuova seduta la stessa operazione. Questo è quello che otteniamo. Di solito miglioriamo di una o due tonalità il colore del dente e il trattamento è assolutamente innocuo per i denti. Lo sbiancamento consente di riportare i denti allo splendore che avevano un tempo, oppure permette nei denti che hanno una grossa percentuale di grigio di rendere molto più luminoso il dente stesso, anche se non è un dente vecchio. Lo sbiancamento ovviamente ringiovanisce il sorriso e migliora anche l'autostima del paziente. Può essere seguito se il paziente ha dei denti naturali, perché se il paziente ha delle protesi, sulle protesi lo sbiancamento non ha effetto. Accanto allo sbiancamento professionale esiste anche lo sbiancamento domiciliare. Si tratta di un'alternativa che può essere utilizzata anche per coadiuvare gli effetti dello sbiancamento professionale precedente. Si fa con delle mascherine, queste mascherine contengono dei gel. I gel contenuti nella mascherina sono molto meno potenti rispetto a quelli che utilizziamo nello sbiancamento professionale, per cui l'applicazione di queste mascherine avviene nel giro di 2 o 3 ore. E si portano per più giorni. I risultati che si ottengono con lo sbiancamento professionale in una o due sedute sono paragonabili a quelli che si ottengono utilizzando queste mascherine, che però vengono portate per anche una settimana, 10 giorni o più. Io preferisco utilizzare lo sbiancamento professionale perché l'effetto è immediato e noi possiamo controllare in maniera più precisa, attraverso dei gel più potenti, l'effetto di questo sbiancante. Bene, con questa presentazione abbiamo esaurito l'argomento sbiancamento dentale, avete visto che lo sbiancamento professionale è più efficace di quello domiciliare. Ci vediamo, la prossima volta per parlare di altri argomenti. Buona giornata a tutti.